molto più di un problema estetico. La diastasi addominale è una patologia che riguarda oltre 100.000 donne in Italia ogni anno, un problema sottovalutato e sottostimato con implicazioni a livello sanitario e anche istituzionale, di cui si è discusso nell'evento La governance della diastasi addominale, tenutosi presso l'ospedale San Raffaele di Milano, promosso da Motore Sanità con il contributo di BD. E a ribadire l'importanza dell'occasione è stato Pierpaolo Sileri, primario dell'unità di chirurgia colonproctologica e malattie infiammatorie croniche intestinali del San Raffaele di Milano. È necessario introdurre e far conoscere dei percorsi anche assistenziali e anche migliorare ciò che abbiamo, ad esempio anche gli stessi DRG prima o poi dovranno essere in qualche maniera migliorati, e anche a comprendere il trattamento di patologie vecchie ma che oggi hanno dei nuovi trattamenti che portano a una convenienza doppia da parte del paziente, perché chiaramente risulta curato e guarito, e anche da parte del Servizio Sanitario Nazionale, che con un recupero più veloce del paziente ovviamente ha meno spese nel tempo. Le donne che soffrono di diastasi addominale soffrono di un disturbo funzionale che porta a mal di schiena, incontinenza urinaria, alterazione delle funzioni gastrointestinali e altri sintomi che ne fanno una patologia vera e propria, sebbene la difficoltà nell'ottenerne il riconoscimento ufficiale. Un ruolo fondamentale lo riveste l'informazione, prima di tutto, il modo con cui noi possiamo essere vicini alle pazienti e ai pazienti. Poi, da un punto di vista istituzionale, ed è qui che stiamo un po' lavorando, cercare di dargli un riconoscimento che permetta a questo tipo di chirurgia di essere un'offerta sostenibile da parte del Sistema Sanitario Nazionale. Decisivo e cruciale il tema della sensibilizzazione su una problematica sempre più importante che coinvolge un numero sempre maggiore di donne. Certo, da un punto di vista chirurgico la nostra difficoltà è proprio quella di far accettare come patologia questo tipo di condizione e quindi di rendere la chirurgia, che può essere anche una chirurgia onerosa, soprattutto se utilizziamo tecniche mini-invasive, sostenibile, perché noi dobbiamo poter sostenere il tipo di prestazione medica che decidiamo di fare. Cercare quindi di informare il più possibile per ribadire con forza la salvaguardia dei diritti di tutte le donne e le mamme d'Italia.